sempre noi, e diciamo qualsiasi idea che viene in mente, qualsiasi cosa sarebbe, questo è un discorso per dire. Buonasera a tutti, sono Claudio del Comitato di Arquata. Intanto grazie a tutti per la bella giornata che ci siamo regalati con la manifestazione d'Arquata. Io dico che non era scontato che ci trovassimo in migliaia in un piccolo paesino, persone provenienti un po' da tutto il territorio piemontese e da tutto il territorio ligure. Perché guardate che non si fa mai abbastanza. Abbiamo sempre buone ragioni per recriminare il fatto che forse non siamo ancora riusciti a coinvolgere troppe persone, forse non siamo ancora riusciti a fare tanta informazione. Però permettetemi di andare indietro un attimino col tempo. Io ricordo a gennaio quando ci trovavamo la prima volta, eravamo 20 persone, per dire hanno rifinanziato i lavori del terzo valico, dobbiamo costruire qualcosa, dobbiamo rimettere in piedi il movimento. Bene, se penso a quella riunione fatta a Castelnuovo Scrivia, indetta dal nostro storico rappresentante dei comitati Antonello, a cui va un saluto, come dire, io penso che di strada ne abbiamo fatta tanta. Io credo che nella testa di nessuno delle 20 persone che si trovavano in quella riunione a Castelnuovo c'era il fatto che da lì a pochi mesi si sarebbero formati comitati in tutti i territori interessati dal progetto del Terzo Valico e soprattutto nessuno si aspettava che migliaia di persone avremmo fatto la manifestazione che abbiamo fatto ad Arquata. La riunione di questa sera serve, secondo me, per fare il punto della strada che abbiamo fatto, ma serve soprattutto per capire dove vogliamo andare. Perché, come dire, c'è una sindrome che dobbiamo sfatare. Molto spesso è un momento delicato per i movimenti quando si arriva a costruire le grandi manifestazioni di migliaia di persone. Rischia sempre che passa un po' il concetto, vabbè, abbiamo fatto decine e decine di assemblee sempre con sale strapiene come queste. Abbiamo fatto una manifestazione di migliaia di persone, che cosa possiamo fare adesso? Dobbiamo sfatare questo mito, perché signori, non ci siamo messi in moto per dire che dopo una grande manifestazione di migliaia di persone, forse il nostro compito era finito. E per sfatare questo mito dobbiamo incominciare a pensare che la battaglia che faremo sarà una battaglia molto lunga, sarà una battaglia in cui dovremo inventarci tante cose diverse e dovremo deciderlo insieme, che cosa andremo a fare, che cosa andremo a costruire. Io penso che sia il tempo, per esempio, di dire forte e chiaro una cosa, e penso che sia il tempo di dirlo davanti a un'assemblea popolare come questa per discuterla tutti quanti insieme. I comitati sono sicuri che il giorno che inizieranno i lavori ci metteremo con i nostri corpi davanti alle ruspe a fermarli. Perché guardate che quell'idea di legalità, che è l'idea che ci passa la televisione, che ci passano sui giornali, per cui chi protesta deve farlo esclusivamente dentro i binari della legalità, quando la loro legalità è la legalità del malaffare, è la legalità di chi vuole distruggere la nostra terra, le nostre sorgenti, le nostre falde acquifere, è la legalità di chi pensa di essere eletto una volta ogni 5 anni e non dover mai rendere conto ai cittadini di quello che fanno. Bene, noi diciamo che una cosa è la legalità e una cosa è la legittimità e siamo assolutamente convinti che nel momento in cui dovessero provare a incominciare a distruggere la nostra terra, tutti quanti insieme in maniera pacifica, alla luce del sole, pubblicamente dicendolo prima, ci dobbiamo porre il problema di non stare a guardare quelle ruspe, ma di provare a fermarle. Ci insegna per esempio il fatto che dentro i movimenti popolari ci sono i grandi momenti di gioia, i grandi momenti di festa, ma ci sono anche i momenti, e sono momenti che ci dobbiamo abituare a pensare che quei momenti arriveranno quando troveremo le invasioni della polizia e dei carabinieri per permettere che vengano aperti i cantieri. Non vengano a dirci che noi siamo i violenti. Violento è chi vuole distruggere la nostra terra, violento non è chi vuole provare a fermare quello scemo. E quindi a partire da questo che io dico, che a partire da settembre, visto che non penso che noi si debba giocare in difesa aspettando il fantomatico giorno in cui dovessero iniziare i lavori, diciamo ai signori del COCIV, diciamo ai signori del Partito Democratico che in Vallemma c'è un cantiere, che è un cantiere abusivo, che è un cantiere dove chi l'ha costruito è stato processato per truffa aggravata ai danni dello Stato, e quindi incominciamo a dire che non aspetteremo l'inizio dei lavori, ma che in quel cantiere entreremo quando vorremo noi e lo faremo tutti quanti insieme. Perché nel 2006, quando rinunciarono all'opera, e lo voglio dire oggi, in tempi non sospetti, la battaglia contro il Terzo Valico noi la vinceremo, ma quella battaglia sarà vinta quando quel cantiere maledetto in Vallem sarà smantellato una volta per sempre,
E anche se dovessero rinunciare all'opera, questa volta non ci possiamo permettere il lusso di dire vabbè, non costruiscono più l'opera, ma là rimane quel cantiere fantasma arrugginito. Quel cantiere, o quelle buone o quelle cattive, o lo chiuderanno loro o glielo dovremo far chiudere noi. E poi, come dire, un invito che rivolgo davvero a tutti. Il Comitato d'Arquata è convinto di una cosa, nei momenti di lotta, le manifestazioni, i momenti in cui si sta insieme, ma anche e soprattutto, come dire, ci sono grandi momenti di festa, no? Perché io credo che quella che noi stiamo facendo è una rivoluzione culturale. E qualcuno diceva che una rivoluzione senza un ballo è una rivoluzione che non vale la pena di fare. 27 e 28 luglio, siete tutti invitati ad Arquata per la festa del Movimento Notaro Terzo Valico organizzata dal Comitato d'Arquata. Sarà una grande festa popolare dove ci sarà spazio per tutti, quindi ci saranno i gruppi che suoneranno per i giovani, ci sarà il teatro, ci saranno gruppi per persone più anziane. Noi pensiamo che quello sia un appuntamento centrale, la organizziamo noi ad Arquata, ma ovviamente sono tutti invitati perché abbiamo bisogno di una mano, abbiamo bisogno di gente che venga con noi a vivere quella festa, perché un'altra delle cose, secondo me, che dobbiamo assolutamente imparare è stare insieme, costruire insieme delle cose. Vi lascio con un ultimo appuntamento, che guardate, per me è una cosa scontata, fermo restando quello che dicevo già prima e che voglio ribadire. Io credo che molto presto verrà il momento in cui pubblicamente, tutti insieme, decideremo di andare in quel cantiere per andare a riprendere un pezzo di terra che ci hanno sottratto da 15 anni a questa parte e che invece ci appartiene. Così come credo, e lo do per scontato, che ottobre sarà di nuovo il momento dove migliaia di persone dovremo scendere in piazza tutti quanti insieme. E lo diranno dopo, se parlerà qualcun altro della Vallemme, ne abbiamo parlato nella riunione dei comitati. L'idea che abbiamo è quella di andare in Vallemme questa volta a manifestare. Un po' perché forse, come ci raccontava prima il signore che parlava del comitato della Vallemme, dobbiamo ancora sfondare qualche porta in Vallemme. All'Arquata lo sappiamo benissimo questa roba, prima della manifestazione c'erano i soliti uccellacci del malaugurio che dicevano ah, arrivano i barbari, spaccheranno tutto, distruggeranno tutto. Forse in Vallemme hanno ancora questa paura e quindi io credo, visto che noi siamo persone che non hanno niente da nascondere, che quel clima di gioia, quel clima di festa che abbiamo costruito all'Arquata lo dobbiamo riuscire a portare in Vallemme. Sapendo una cosa, e davvero concludo, guardate che da gennaio ad oggi delle cose sono cambiate. A gennaio ci dicevano il Terzo Valico è assolutamente indispensabile, lo dobbiamo fare, costi quel che costi, perché altrimenti rimarremo tagliati fuori dall'Europa e tutte le robe che ci raccontano da 20 anni a questa parte. Ora mi sembra di ricordare che c'è un partito che è il principale responsabile della costruzione del Terzo Valico, che è il Partito Democratico, al cui interno ci sono 25 posizioni diverse, cioè non sono un partito, sono una gabbia di pazzi che in qualche modo dovrebbero vergognarsi del modo che hanno di fare politica. Ora sta cambiando il fatto che mentre ci dicono che devono costruire l'alta velocità, 12 linee pendolari vengono tagliate e cancellate, cioè i treni che vengono utilizzati dagli studenti e dai lavoratori per andare a scuola. Siamo arrivati al punto dove uno dei più grandi sostenitori del Terzo Valico da sempre, il presidente della provincia, incomincia a dire ma senza logistica il Terzo Valico non ha ragione di esistere. Io penso, come qualcun altro diceva prima, che c'è poco da fidarsi delle istituzioni, soprattutto della provincia di Alessandria, che il Terzo Valico l'ha sempre sostenuto. Per il momento mi fido esclusivamente di chi ha fatto degli atti formali, come li ha fatti il mio comune, il comune d'Arquata, che ha deciso di schierarsi contro il Terzo Valico. Perché guardate che le vie del Signore sono infinite, e che soprattutto i politici nel momento in cui fanno promesse, dicono che forse hanno cambiato idee, non crediamo a questa roba. Vogliamo degli atti concreti se qualcuno dice di aver cambiato idea. Così come chiediamo a tutti quelli che sostengono sindaci, maggioranze di governo, che vogliono distruggere la nostra terra e costruire il Terzo Valico, diciamo a tutti che è il momento di fare una scelta, che è una scelta coraggiosa, che è quella di mandare a casa Robbiano e la sua banda, che è quella di mandare a casa il marchese Marco Doria e la sua primavera del cavolo genovese. Bravo. Ha detto che il Terzo Valico si fa senza se e senza ma. Signori, faremo cambiare idea anche a Marco Doria, tutti quanti insieme.